Ci siamo quasi. Per il colpo più importante della carriera. Manca un giorno. Questo qui è l'ultimo giorno e poi si andrà in vacanza. Finalmente, dopo un anno intero di colpi, rapine e sparatorie. Siamo arrivati, siamo giunti qui al colpo più importante. Bello di più che ci siamo tornati su GTA Vita Reale. Ragazzi, io avevo letto nella scorsa puntata che nella prossima, ovvero questa puntata qua, vi avevo portato una puntata con Pavel. Quindi iniziamo con il colpo più importante, uno dei più importanti della nostra carriera. Ripeto, dopo questo colpo andremo in vacanza. E lì sarà la parte più bella della nostra vita, della nostra carriera. Comunque, iniziamo, giochiamo, andiamo subito nel colpo. Io vi dico, questa qua è tipo la seconda volta che faccio questo video, ma è la sesta volta che riavvio il gioco. Per avere dei bug, non faceva cambiare l'arma, una cosa del genere. Comunque ho perso 30 volte e non riuscivo più a fare niente. Perché chiaramente metteva la C4, e con la C4 a farlo stretto non riuscivo a farlo. Mettiamo notte e iniziamo. Vabbè. Prima mi sono messo la maschera, questa qua non mi faceva mettere il rebreather, questa qua, guardate. Aspetta, non è questa. Era tipo questa, no, era questa. Non mi faceva mettere il rebreather, quindi adesso metterò questa. Che me lo fa mettere. Quindi andiamo. Ho cambiato il joystick, perciò ho ripreso a fare, perciò ho fatto questo video. Ho cambiato il joystick e proverò a portarvi anche qualche live. Domani è il mio compleanno, quindi stasera provo a portarvi una live. E non vedo, ragazzi, anche perché adesso da ora in poi posso anche giocare a DBD. Perché chiaramente senza joystick, cioè con il joystick che manda faceva cagare, non mi divertivo, quindi non ci giocavo più, non ci ho più giocato. Anche perché effettivamente un po' mi annoiavo proprio. Avete visto giocare il PlayStation Plus? A me non piacciono, solo FIFA mi piace, ma FIFA già ce l'ho. C'ho il gioco fisico, il disco. E quindi solo FIFA mi piace, non ho bisogno di FIFA. Poi c'è anche un pacchetto di FIFA, però non mi ricordo se l'ho preso, forse no. Forse l'ho preso ma non l'ho aperto, non so se era un pacchetto giocatori. Vabbè, io FIFA Ultimate Team non ci ho più giocato perché mi scoccio, ragazzi. Mi sono fatto una squadretta, ma raga, mi scoccio perché dicono che è un gioco morto, però io non lo so. Che ormai è un gioco morto, ma non lo so, io ci gioco a volte. C'è la carriera di. No, dell'amico di WebFC. E io gioco in terza persona perché mi trovo meglio, va bene? Che qua è il video. Tagliamo le grade. Comunque stavo dicendo di FIFA. Faccio una carina con una carriera con Real Madrid, comunque, non quella. Mi ce l'ho, non so che fine abbia fatto. Ma boh, ce la dovrei avere ancora nei salvataggi perché avevo perso una partita con una carriera con Napoli bellissima. Avevo vinto l'Europa League. Avevo vinto, se non sbaglio, no, stavo in Champions. Il campionato è stato bello perché il campionato l'ho recuperato da sesto posto fino al secondo posto. E quella carriera veramente è stata una delle mie preferite, anche perché mi è venuta veramente meglio. Invece con quella del Real Madrid mi sono preso i soldi. Cioè i soldi che c'avevo in realtà, perché mi sono comprato a Messi. E poi non ho fatto nessun acquisto. Poi a Ball, le prime due partite di campionato, erano più sbagli. Le prime due partite di campionato. No, la prima di campionato, le prime due di campionato le ho perse. Perché non giocavo da un sacco e non sapevo giocare, proprio boh. Ho fatto. La terza partita l'ho vinta, terza giornata. Però sì, ragazzi, vedete il campionato di Serie A. Io, ragazzi, tifo Napoli, quindi sono molto deluso dalla mia squadra, sinceramente. Anche perché abbiamo buttato un campionato che potevamo vincerlo, l'ha detto pure Mertens. Potevamo vincerlo, l'abbiamo buttato veramente nel cestino. Però boh, io chiaramente seguo quasi tutte le partite.
Boh, che noi abbiamo. Ah, perché ci hanno messo. Cioè, i sorteggi sono andati con Napoli-Barcellona. Però, boh, l'Europa League. Abbiamo fatto dei bei gironi, però. Andare a dire un po' sulle squadre che ci hanno messo. Cioè, a parte l'Ester, adesso però c'è l'Ester, ha perso in semifinale contro la Roma. Io dico, direi forza Roma in conference. Spero che vinca, perché. Non da di quest'anno qua mi sono appassionato di nuovo al calcio, perché io non prima pure non ero appassionato, poi era un tifoso sfigatato sempre del Napoli, perché tengo, cioè ho mio padre che tifa Napoli, quindi non, le partite non me le vedo perché non pago da son, non ho da son, quindi non vedo le partite del Napoli, però le seguo da One Football, che è molto bello, anche perché le vedi, le partite le vedi da, le vedi un po' così bello, cioè non è che le vedi, però magari arrivano. Infatti ieri io ho sempre informazioni su di Milan Inter, perché devo sapere se vincono, perdono, tempo reale proprio. Infatti le seguo come squadre, anche perché devo dire la verità, Milan e Inter sono comunque delle belle squadre, a me sono sempre piaciute, solo che sei un po', cioè se il Milan perde e noi vinciamo, se il Milan e l'Inter perde e noi vinciamo, per il Napoli è meglio, perciò. Però vabbè, ieri ha vinto 3-1 contro la Sverona. E beh, sono stato felice, anche perché ho saputo il compleanno di Tonali e mi ha fatto piacere che abbia fatto doppietto. Comunque vabbè ragazzi, torniamo a noi, scusatemi per questo discorso. Nel frattempo noi stiamo rubando il diamante rosa, che è appunto il nostro obiettivo per questo colpo. E ho saputo che ci sta anche delle sostanze della droga in questa isola, e quindi potremmo rubarla, la ruberemo, perché se il guadagno è di più, meglio è. Andiamo, dai, andiamo! Adesso il nostro obiettivo è unico, è uno, uscire da quest'isola, scappare, fuggire, perché mi sembra ovvio, se non fuggiamo. Facciamo veloce qua, adesso c'è un Juggernaut, potrebbe romperci le palle, ma non vi preoccupate, perché io sono sempre, ho sempre la soluzione, però muoviti, cazzo, muoviti! Mazziamo quello. Bene. Mazziamo questo. Ah, però non ci sta il quadro, perché quando faccio secondo me non ci sta. Vai, andiamo. Adesso siamo usciti dal complesso e dobbiamo solo andare a prendere le sostanze, quindi le cose che ci fanno, che ci possiamo, le possiamo rubare, dobbiamo solo rubarle. Ragazzi, mamma mia, questo colpo mi mette, mi gasa un botto. E questo mini rutto, per farvi capire la mia felicità in questo momento. Che poi non è proprio un rutto, è un mini rutto. Ho detto mini rutto, va bene, non so cosa dico, però. Beh ragazzi, forza. Mamma mia. Potrei prendere quella moto, però l'unica pecca è questa, la telecamera. Allora spacchiamo. C'è una moto, vediamo se è passo. Però mi ricordavo che ci stava un'altra moto. Prendiamola, tanto non fa danni. Ora per un attimo ho pensato che ci avessero scoperti. Allora ragazzi, io non so se conoscete questa tecnica, che in realtà mi sono inventato io, non lo so se qualcuno la conosce, però non l'ho presa da nessuno. Mettersi negli alberi, eccetera, fa sì che l'elicottero non mi veda. Se passa per qua l'elicottero, no, non passa per qua, non credo. No, non passa per qua, ma è meglio così. Comunque se mi mettete nelle frasche non mi vedono. Qui non mi ricordo se devo ammazzare quel, ma io se non, no, ma io devo, dipende, oh, fammi un attimo una mappa. Fammi 2 secondi la mappa, No, in teoria posso anche andarmene da questa parte,
Bisogna vedere di ammazzare le guardie, ma... non lo so come si... come feci. Perché io adesso quel colpo qua l'ho già fatto, era tantissime volte, più di 20 volte l'ho fatto sto colpo. Sicuramente più di una, più di 10, perché una volta invece 10 milioni. Perché se una settimana... No, non mi ricordo se era una settimana. Feci un sacco di colpi. In teoria 1 milione a colpo. 10 milioni, cioè, anzi 11 milioni, perché poi mi... Io 1 milione me lo faccio sempre rimanere. Perché così non rimango povera, giustamente. Posso portarvi le serie così. Perché GTA Vita le fa sprecare veramente tanto tempo. Fa sprecare veramente tanto... Tanto. E... Vedo. Qua ci sta una telecamera, non so, ma... Ma siamo qua, prendiamoci il denaro. Questo è l'elicottero. Oh, speriamo di non fallire, raga, perché non lo faccio lanciare questo colpo. Con il denaro. Allora, la prima la droga. Però se ci sta proprio il denaro, mi sono proprio dimenticata di dirvelo. Vabbè, altro giorno, voi già lo sapete, però devo fare la storia io. Quindi... Veloce, veloce! Che poi ce ne fuggiamo. Vabbè, giustamente, non possiamo rimanere qua. Però il denaro fa sprecare, cioè fa riempire tanto, eh. Vabbè, prendi, prendi. Raccogli tutto. Non so se è una bella idea, prendere il denaro, eh. Non lo so. Merda, questo è complicate, perché devo aspettare che quasi gira. Intanto vattene via, però. Qua ce ne sta un'altra. Ci sono quelle due guardie, ce ne sta un'altra. Vedete quella torre là? Quella torre là mi sta sulle palle. Quando si gira questo, però? Ok, eccolo. Allora, qua devo stare super attento, eh. Perché sto bastardo non mi deve vedere. Non può andare un po' più avanti, questo. Quella tattica mia là funziona. Sì, ma io non lo vedo da qua. Ma io non lo vedo, sta la cosa davanti. Aspetta, devo andare di qua. Andiamo, andiamo. L'elicottero dov'è? Boh, ce la teniamo il tempo. Ok, posso? Vediamo un po' se riesco a raccogliere un po'. Se c'è il denaro non lo raccolgo, eh. No, no, ma sono subito a torre. Ah, boh, ormai non ho rotto, però. Ruba viene qua. Mi devo nascondere. Ah, no, questa è coca. Boh, ma la prendo. Ah, perché il rubo in teoria non mi becca, perché vuole là il rubo, quindi... Rughi, si fai battere sui campi a 100 anni. Ok, che ti sto rubando nella tua isola, però. Che ci posso fare io la vita? Oh, qua mi devo stare attento, eh. Proprio concentrazione massima qua, perché questa qua. L'ho sbagliato molte volte. Io sbaglio facilmente questa parte. Perché devo fare una cosa strana, devo spaccare la cosa. Devo mettermi dietro qua. Mi ricordo che qua stavano i container. Devo mettere dietro qua. Container, vabbè. Così la telecamera non mi vede, appena si gira devo agire, devo distruggerla. Non lo so dove stava. Cazzo, qui ho rischiato. Oh, ma il rubio è proprio la scabbia, eh. La telecamera, aspetta, voglio, non vedo niente. Vantaggio e svantaggio della persona. Rubio, eccolo. Nel frattempo che... Sono individuata la telecamera, che non la vedo. Fuck, fuck, fuck. Mi sa che Rubio gira qua, sono fottuto,
la sto allargando pure sta parte, quando poi dedica, cioè io gli devo dedicare davvero pochissimo tempo, perché non lo merita tantissimo. Cioè quando mi tocco la cazzo di telecamera, non la vedo. Difficile, eh? Per me è difficile stavolta perché sono mezzo incoglionito io, sto pure una macchina. Vedo, sta attento, eh. Merda. Mamma mia. Oh no, no. Rimani a camminare. Raga. Cosa, un fottuto? Passa dalla macchina. Vedi, però mi sto avvicinando sempre di più. Sto facendo le cose in modo lento. Sì, ma sta macchina quando se ne va? A posto, se n'è andata. Sto facendo le cose lento. Però arrivo, Kelmo. Beh, io non ho ancora capito dove sta la telecamera, non mi ricordo. Oh, come mi sono salvato. Dove, un attimo, dov'è? No! Lizzo proprio! Mi sono cagato! Non so se mi capite, mi sono cagato addosso! Sono stato proprio un imbecille. Sono un... Io sono... Non è che sono stato un imbecille. Io sono un imbecille. Perché stavo in ansia, capì? Tenivo l'ansia. E che palle. Fermati. Ma prima o poi si dovrà fermare, no? Che dite? Ho paura di mancare, perciò. Ma sto rubo di merda, però devi venire sempre qua, eh. Ma dove mi nascondo? Un'idea. Ovviamente io so dove passa il rubo. A buona mezz'idea ce l'ho. Se mi metto di qua, in teoria non mi scopre. Devo mettere così. Minchia, raga, mi scopre? No, che cazzo ho fatto? M'ho visto. Che culo. No, raga, aspettiamo un attimo che se ne va. Poi qua ci dovrebbe essere un dinghy. Una barchetta, eccola. Però ragazzi, devo prima ammazzare quelle due guardie, eh? Che stanno di là perché... Non lo so se mi impediscono. Sì, mi impediscono. Devo ammazzare. Anzi no, raga, non ammazzo, che se vi dico. Tanto da qua mica mi vedono. Boh, raga, andiamo, eh. Vai, presto, prendi sta dinghy. Sta dinghy. Ah, raga, non mi vedono. Qua dobbiamo stare attento. Sta guardia qua. E qua è difficile, però vado, vado, vado. Sbagliato perché sto dinghy non gira. Vabbè, raga, non fa niente. Non mi hanno scoperto. Ah no, mi hanno scoperto. No, mi hanno scoperto. Ah no, mi hanno scoperto. Via, 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 fuga, fuga, fuga. Fuga! Fugozzo mistico! Vai, 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 vai. Sì, vabbè, dubbio che mi raggiungi un secondo. Sono infermabile io. Nessuno mi ferma, neanche il Rubio. È Rubio, è Rubio. Raga, alla fine ci siamo fatti scoprire, ma non fa niente. Basta che non prendiamo danno, dobbiamo cercare di non prendere danno. Attenzione, ragazzi. Raga, siamo quasi scappati. Giro per di qua in modo tale che... Ecco, se non coglione ho preso danno, adesso ho perso soldi. Perfetto, benissimo. Ragazzi, non fa niente però. Ardi non cambia un cazzo. Ce l'abbiamo quasi fatta. Ai, cazzo! Ok, ragazzi, il Rubio è sparito. Ragazzi, stavo per tirare una canzone fuori, ve lo giuro, proprio incredibile. Però ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta.
ce l'abbiamo fatta nonostante tutti i bug, che prima mezz'ora mi stavo, stavo incazzato nero perché avevo il gioco, non mi cambiava arma, voglio dovevo riavviare, ho riavviato la play, avvio il gioco, riesco a registrare finalmente, veramente questo è il colpo definitivo, è uno dei più importanti, uno dei colpi più importanti della nostra carriera. Ve l'ho detto, questa è la terza volta che lo dico, però vabbè ragazzi, ecco qua, 1,5 milioni. Money. Sapete cos'è? Che io 17 minuti e 55 l'ho spiegati perché là stavo là, perché stavo in ansia, voglio, perché non lo faccio da un sacco di tempo, e fare un GTA vita reale è ancora più bello, e questo è il punto. Ragazzi, scusate per la terza persona, però io veramente non riuscivo a farlo con la prima, era un casino veramente, non riesco a giocare, già io non riesco a giocare con la prima, prima di fare il colpo, provando a non fallire. Ragazzi, vi ringrazio. Domani è il mio compleanno e piove, giustamente, vedendo se piove, perfetto. Vabbè ragazzi, questo qui è ancora l'ultimo giorno nostro. Non è vero, in realtà è appena scoccato di notte, in realtà c'è, stato suonando le 6 di mattina perché sta già il sole, quindi sta un po' di sole, ci sta, quindi... Vabbè, incredibile, 1,5 milioni, 1,5 milioni, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, io non ci posso credere, in GTA vita reale. Ragazzi, io ve l'avevo detto, prossimo colpo mi organizzerò con Pavel. Cioè, fatto. Giustamente, detto fatto, ragazzi. Guarda da quei 2 milioni. Madonna, quanto godo. Raga, però se non sbaglio è uscita una nuova macchina, ho visto un sacco di tempo fa, che era uscita una macchina che era molto bella. Se non sbaglio era questa. No, questa qua non è. Perché questa qua già me la ricordo. Ah, però non mi ricordo quale macchina era. Ma non adesso col fiatone. Non mi ricordo quale macchina era. Forse era questa. Sì, grotto italo. Italy. GTO, forse questa, No, non è questa. Non lo so, boh. Ne è un po', 10 secondi, proprio così. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non è questa. E forse questa qua è la Grotti. Questa qui qua. Vabbè, ragazzi, mamma mia. E adesso è vacanza. No, aveva solo le due. Adesso è venuto il tempo di vacanzare e che okay, mettiamoci il completo incredibile. Vediamo se no, mettiamoci il completo elegante. No, il completo elegante, che poi queste jeans mi danno proprio fastidio, no? Chi se ne frega? Anzi, no, mettiamoci verdino, perché verdino dà il senso di vacanza, capito? Perché vedete là le palme, eccetera. Questo qua è l'ultimo della felicità, giustamente. E ogni tutto che faccio, decido io tutti che faccio. E li faccio apposta, la bocca aperta. Cioè, li faccio. Beh, ragazzi, non mi pensate che sono una persona così sporca. No? Cioè, non pensate che sono una persona maleducata. Madonna, ci voleva questo colpo, ci voleva. Anche perché stavo finendo tutti i soldi, quasi un colpo me lo faccio, ma lo faccio in video. Le preparazioni mi sono già fatte off camera, perché le preparazioni alla fine sono pallose. Ragazzi, finalmente, questo è il 9 maggio che ho visto questo video, il 10, ripeto, il mio compleanno. È stato di nuovo bellissimo, avevo tanto voluto conoscere negli anni 90, lo so. Ragazzi, proprio se vi è piaciuto, lasciate un mi piace. E per adesso, dato che vacanza, penso che sia finita tutta la vita reale per ora, non vi preoccupate. E spero che vi sia piaciuto questo fantastico video, mi un botto, e ci vediamo sempre nel prossimo video. Ciao!